Quante volte ci capita di umanizzare i nostri amici a quattro zampe? A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di incontrare la signora che tratta il proprio barboncino come il suo unico figlio prediletto? Difatti attribuiamo loro emozioni, percezioni ed atteggiamenti che per noi sono all'ordine del giorno e parte integrante dei rapporti interpersonali. E spesso, quando guardiamo il nostro cane, ci sembra come di avere con lui un rapporto più stretto di quello che potremmo avere con un nostro simile. Ma cosa si cela davvero dietro allo sguardo di un cane? Nel mondo canino, lo sguardo ha, nella maggior parte dei casi, un aspetto negativo relativo all'intimidazione. Difatti, lo sguardo amichevole fra cani non è mai diretto e sostenuto. Dunque, come possiamo essere sicuri che questo non valga anche per il rapporto che il nostro cane ha con noi? Lo sguardo tra cane ed essere umano va ben oltre la semplice intesa e fiducia come siamo abituati a sapere ed affonda le sue radici nella genetica e nell'evoluzione. Nel corso della storia il cane è sempre stato al fianco dell'uomo, in moltissime occasioni, storiche o meno, accompagnandolo nella vita di tutti i giorni. Proprio grazie a questo aspetto è molto probabile, secondo svariati studi, che il cane abbia attraversato un percorso evolutivo fortemente influenzato dalla convivenza con l'essere umano, portandolo a sviluppare una mimica facciale e delle segnalazioni tipiche da primati. Inoltre vi è anche la possibilità che la nostra specie abbia inconsciamente selezionato queste caratteristiche, favorendo gli individui più propensi a stimolare il nostro spirito paterno o materno, collegato alla produzione di ossitocina, l'ormone dell'amore. Ma del resto, come si fa a resistere ad uno sguardo così tenero? Beh, scientificamente non si può. La convivenza con l'uomo ha fatto sì che i cani col tempo imparassero a sviluppare nel complesso della mimica facciale il cosiddetto sguardo da cucciolo. Questa caratteristica è il risultato, secondo analisi anatomiche, dello sviluppo e utilizzo di un piccolo muscolo sopra gli occhi che consente ai cani di alzare molto intensamente il sopracciglio interno, dettaglio che li contraddistingue dalla nostra muscolatura facciale. In conclusione, gli occhi di un cane sono una, se non la, parte più importante per la comunicazione, specialmente con l'essere umano. E per quanto riguarda noi, dovremmo sempre essere in grado di percepire il più possibile ed interpretare ciò che tale sguardo vuole trasmetterci, per un rapporto più forte con i nostri amici a quattro zampe e per assicurarci che stiano sempre al meglio in ogni situazione. Ti è piaciuto il video? Allora metti un like, iscriviti e clicca sulla campanella. A presto per nuove curiosità sul mondo felino su Funny Pets.